E continuiamo in questa Quaresima, in compagnia della Quaresima vissuta dal Cardinale George Pell, che è stato assolto in maniera ultima e definitiva dalla Corte, dalla Suprema Corte australiana per il reato di pedofilia di cui lo accusarono ingiustamente. Continuiamo sempre questo viaggio nel suo diario di prigionia, che, come vedremo, più che di prigionia è un diario di libertà. Perché se pensate, ieri abbiamo detto che lui concludeva dicendo che mentre lui dentro aveva una quiete, fuori la sua famiglia e la Chiesa doveva affrontare il tornado. È un diario in cui, quando tu sei innocente e poni la tua causa nelle mani del Signore, come il Cardinal Pell e tanti altri hanno fatto nella storia, bene, la serenità d'animo, la quiete della tua anima è forza che prima o poi farà emergere la verità. Siamo al 28 febbraio 2019, qualche ancora secondo giorno della sua prigionia. E Pell scrive dicendo che sin dal primo momento gli hanno concesso di recitare il breviario, cioè non gliel'hanno sequestrato, e quindi gli hanno dato anche dei rosari della prigione, dopo che li avevano confiscati i suoi. Mi hanno accompagnato nel piccolo e squallido cortiletto destinato all'esercizio fisico. Che delusione! 15 metri per 10 circa, circondato da alti muri e soltanto per metà a cielo aperto, ma con sbarre orizzontali come soffitto. Non era certo un orto botanico. Poi parla del cibo, dicendo che era troppo abbondante. E poi parla anche dell'incontro che ha avuto con il direttore del carcere e con il cappellano del carcere, che era, almeno all'epoca, Suor Mary, una suora cappellano nelle carceri. Mi è capitato di incontrare in America, in Canada, in Inghilterra, cappellani sia religiosi ma anche laici. E in questo giorno egli scrive tra l'altro che quando il cappellano del carcere, Suor Mary, aveva ricordato a lui di un incontro, lui ricordò di questo incontro la messa che celebrò, e quindi una messa che aveva celebrato nel giorno di Natale nel penitenziario di Pentridge, prima che fosse chiuso nel 1996. E lui proprio alla fine prega con queste parole: Dio nostro Padre, aiuta tutti i miei cari a tenere duro e a trovare un po' di pace in questo mio tempo di prova. Ti ringrazio che tieni salda la mia fede e che mi concedi un po' di pace, che è forse il segno tangibile dei fiumi di preghiere che vengono offerte per me. Una preghiera che può sgorgare solo dal cuore di un innocente. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!